Salve amici, bentornati nel mio canale con un nuovo appuntamento col terrore. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ora basta parlare, cominciamo subito. Il primo video è stato realizzato dall'aeronautica militare colombiana. Durante un volo di ricognizione, il pilota di questo aereo ha notato qualcosa di strano sfrecciarli all'improvviso, proprio davanti agli occhi. Questo è ciò che ha registrato. Durante il volo di ricognizione, il pilota di questo aereo li prende questo strano oggetto non identificato, sfrecciarli proprio davanti. Rivedendo poi l'immagine a rallentatore, si può notare che l'oggetto è un UFO. Non so cosa ne pensate voi ragazzi, ma credo che questo sia uno dei filmati più incredibili che io abbia visto finora. Il video seguente è stato realizzato da una telecamera di sicurezza, installata da un uomo nel suo terreno agricolo. La cosa strana è che una notte la telecamera cattura questa strana sagoma bianca, che sembra aggirarsi proprio nel terreno dell'uomo. Ad un certo punto, i cani, vedendola, incominciano a impazzire e cominciano ad abbaiare senza sosta. Rimanendo sempre in tema di UFO, si parla in questo prossimo filmato di rapimenti alieni. E in questo video mostra un rapimento che viene fatto all'improvviso in pieno giorno. Questo è ciò che è stato registrato. Notato nulla di strano. Osservate bene il ragazzo che sta correndo sul marciapiede. Mentre il giovane sta percorrendo quel marciapiede, ad un certo punto sembra che scompaia nel nulla, come se non fosse mai esistito. Questo potrebbe essere uno dei tanti casi di rapimenti alieni. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. L'ultimo filmato è stato registrato da alcuni cacciatori di fantasmi mentre erano in un cimitero alla ricerca di entità o fenomeni paranormali. Ad un certo punto, gli investigatori notano qualcosa in cielo. Allà? Algo che va volando? Sì. Sí, sí, sí. ¿Sí lo alcanzas a ver, güey? A ver, déjame ver si puedo hacer un acercamiento para la gente, güey. No sé si lo ven, güey. Algo que va volando, güey. ¿Por la rama del árbol? Sí, 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 por la rama del árbol. Aquí lo tengo, mira, aquí. Ahí está, mira, aquí lo tengo, Beto. Aquí también lo tengo. Mira, 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 güey. Aquí está bien claro, güey. ¿Qué es eso, güey? Sí, déjala, déjala, déjala. Ve, güey. Manténla ahí, manténla ahí. Si lo ve toda la gente, esto que está aquí, miren. Sí, 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 sí. Aquí lo tengo enfrente, güey. Aquí, aquí está. ¿Qué es, güey? No sé, güey. Va volando. ¿Qué será, Paco, güey? Arriba de los árboles. Eso no es una nube, güey. No, ni madre, es que es una nube. Las nubes sí no se mueven, güey. O sea, y es la única que va muy despacio. Se va a perder entre los árboles, güey. ¿Qué es, Beto? No mames, güey. Ah, dice la gente que es un pájaro. No, no le hagan eso. No, es un mames, pájaro, güey. Ni siquiera va aleteando, güey. Durante le loro indagini, i cacciatori di fantasmi notano questa strana sagoma bianca passeggiare in cielo, proprio lì, davanti ai loro occhi. Se devo dirvi la verità,
Questo filmato non mi ha spaventato per niente. Anzi, è stato molto rilassante. Voi cosa ne pensate? Quale di questi filmati vi ha spaventato di più? Fatemelo sapere nei commenti. Siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.